Perché guardate, signori, io so una cosa. Io stai zitta. Io so una cosa. Non c'è un dialogo. Non posso parlare. Senatrice Lezzi. Quello che io so. Senatrice Puppato. Senatrice Puppato. Zitta che tocca a me. Fine aula, puoi parlare per questo. Senatrice Puppato. Zitta. Clima tesissimo a Palazzo Madama, ma il decreto passa. Abbiamo portato in porto un salvataggio difficilissimo, così il premier Gentiloni ha commentato il via libera al salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca da parte del Senato. A stretto giro di posta ha fatto eco al premier il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, secondo cui la definitiva conversione in legge del decreto banche consente di guardare con fiducia all'economia veneta, che in assenza di questo intervento avrebbe subito un pesante contraccolpo. Abbiamo, prosegue Baretta, tutelato i correntisti e buona parte degli azionisti. Restano importanti impegni da portare avanti sia in ordine alla più ampia protezione dei risparmiatori, sia un'oculata gestione dei crediti deteriorati, nonché alla salvaguardia del patrimonio artistico e immobiliare dei due istituti. 148 i sì, 91 i contrari. Il voto in aula è stato contraddistinto da momenti di tensione con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno sventolato banconote false urlando ladri. Ecco, Presidente, io non ho altro da aggiungere. Vi siete presi tutto, prendetevi anche questi. Un richiamo all'ordine per questa ripetitiva iniziativa. Mi richiamo all'ordine, anche lei che è capogruppo. La senatrice pentastellata Lezzi si è scontrata pesantemente con i veneti Santini e Puppato. Qui c'è, veramente la Procura dovrebbe approfondire i legami che ci sono tra il Partito Democratico e Banca Intesa, perché si ripetono negli anni. Io adesso vedo Santini, che chiaramente è veneto, deve difendere il suo bacino elettorale, prenderselo con la Lega e invitare Zaia a prendersi le proprie responsabilità. Potremmo dire pure che l'ha Puppato, ha dato la cittadinanza onoraria a Zonin. Insomma, ci sono tutti, ci siete tutti in questa storia. Ma il Partito Democratico ha una grandissima colpa in tutto questo. È inutile che mi indicate, non mi fate paura, andate fuori. Il senatore Santini con la collega Puppato hanno annunciato l'intenzione di querelare la collega del Movimento 5 Stelle per diffamazione per le gravi e offensive accuse che ci ha rivolto nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama sul decreto banche, riferendo fatti, hanno detto Santini e Puppato, e informazioni completamente false.